Allo Stadio Olimpico di Roma, Italia e Svizzera scendono in campo per il penultimo atto delle qualificazioni mondiali, sfida decisiva per il primo posto, entrambe a pari punti si ritrovano dopo il pari di settembre a Basilea. Mancini senza Chiellini, Immobile, Zaniolo e Pellegrini si affida da Acerbi in coppia con Bonucci dietro, davanti la scelta è per Belotti, supportato da Insigne e Chiesa. La Svizzera parte forte e sorprende gli azzurri, all'11esimo da una rimessa in attacco a favore dell'Italia nasce il vantaggio degli elvetici. Okafor scappa sulla sinistra e serve a rimorchio Widmer che fulmina Donnarumma e porta la Svizzera in vantaggio. Gli azzurri accusano il colpo, 4 minuti più tardi ci prova da fuori area Okafor che si accentra e calcia con il sinistro, palla fuori di poco. Al minuto numero 22 arriva anche la prima palla gol degli azzurri, bel lavoro sulla sinistra di Emerson, pallone all'indietro, Jorginho calcia, la difesa respinge, palla sui piedi di Barella che calcia a colpo sicuro, Sommer però devia in angolo. L'occasione scuote gli azzurri, 2 minuti più tardi Chiesa si libera da posizione defilata e calcia a rientrare, Sommer pare in tuffo. Il gol del pareggio arriva al minuto numero 36. Schema su punizione stile Napoli, batte Insigne per Di Lorenzo che anticipa di testa Sommer e riporta in parità la gara. Attimi di suspense in attesa di un check del VAR e poi l'Olimpico può finalmente esultare. Secondo gol in nazionale per Di Lorenzo dopo quello segnato a settembre alla Lituania. Il pareggio tranquillizza gli azzurri che guadagnano campo ma non riescono a ribaltare la situazione. Al riposo si va sull'1-1. Nessun cambio nella ripresa, ritmi abbastanza bloccati nella prima fase con la Svizzera che non vuole correre rischi e l'Italia che non trova varchi. Al 58esimo primi cambi, entrano Berardi e Tonali, escono Belotti e Locatelli con Chiesa che diventa punto di riferimento in avanti. Al 71esimo incursione di Tonali che prova a mettere in mezzo un pallone pericoloso, Sommer è attento e para. 5 minuti più tardi, Italia avvicina al vantaggio, angolo battuto rapidamente da Tonali per Insigne che si accentra e calcia, gran parata del portiere elvetico nonostante la deviazione della difesa. All'88esimo la possibile svolta del match, Taylor viene richiamato al VAR dopo l'intervento su Berardi, l'arbitro inglese torna sui suoi passi e decide per il rigore, dal dischetto Jorginho però calcia alto e non cambia la storia di questo match. Finisce 1-1, in vetta resta tutto invariato con gli azzurri che conservano 2 gol di vantaggio nella differenza reti. Ora la qualificazione mondiale andrà conquistata lunedì a Belfast contro l'Irlanda del Nord.